Salve a tutti ragazzi, qui è Teo chi parla e come promesso eccovi finalmente l'episodio sulle curiosità presenti nel primo film Pokémon. Il film Pokémon, sto parlando ovviamente di Mew contro Mewtwo. E quindi, senza indugiare oltre, se non avete visto gli altri video sui film Pokémon, andateveli a vedere. Nel frattempo, cominciamo subito, ragazzi. E vabbè, ciao. Ciao, ci vediamo nel video. Ciao, 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 ciao. Dove cazzo è il copione? In origine questo film doveva essere il finale della serie dei Pokémon, ma l'anime è stato un tale successo che è stato rinnovato per un'altra stagione. E per un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra, un'altra, un'altra. Gli eventi del film avvengono dopo la grande onda, ovvero l'episodio 67 dell'anime Pokémon, e prima di Insidia Verde, ovvero l'episodio 68. Inoltre vi sono due versioni di questo film, la prima è quella rilasciata nei cinema giapponesi, da cui è poi uscito il DVD. La seconda è stato un DVD contenente animazioni rifatte, effetti ripuliti e nuove scene con la computer grafica. Il primo anime speciale è stato Mewtwo Returns, sequel di questo film, nonché vi consiglio di andarlo a vedere subito se non l'avete visto. Molte mosse utilizzate dai Pokémon non erano ancora disponibili nei giochi, ad esempio Mewtwo con palla ombra, Blastoise con rapigiro, Donphan di Raimond, che ad esempio non era ancora presente nei giochi, utilizza il rotolamento. Il Togepi, lo Stario, il Golden di Misty, l'Onix, il Geodude e lo Zubat di Brock, il PG8 di Ash e tutti i Pokémon Team Rocket, oltre a Meow, sono gli unici Pokémon non catturati e clonati da Mewtwo. Misty nasconde Togepi nella sua borsa, mentre gli altri Pokémon non uscirono dalle loro Pokéball. Di questi solo il Togepi e lo Stario di Misty e il Weezing di James sono stati visti nel film. Anche se Mewtwo possedeva dei cloni Venusaur, Charizard e Blastoise, essi non erano i cloni di Pokémon di proprietà degli allenatori sull'isola. Erano presumibilmente Pokémon che Mewtwo aveva clonato già da prima. Nonostante questo, tutti e tre i Pokémon degli allenatori sono stati catturati da Mewtwo. Alcuni dei Pokémon raffigurati nella locandina non fanno la comparsa nel film. Poverini. Questo è l'unico film dove Ash non appare nella locandina. Tuttavia appare Pikachu. Perché? Le vacanze di Pikachu è il primo cartone animato dove compaiono per la prima volta i Pokémon di seconda generazione Snubbull e Meryl, mentre nei titoli di testa fa la sua prima apparizione Donphan. In questo film, per la prima e unica volta, si vede il Pikachu di Ash entrare in una Pokéball, ed è anche la seconda volta dove si vede uscire. La prima era stata nel primo episodio, quindi tecnicamente la seconda volta che entra in una Pokéball, perché c'era... vabbè. Questa è la seconda volta che Ash muore per poi tornare in vita. La prima volta era stata nella Torre della Paura. Wow, per bambini a quanto pare. Questo film e Arceus, il gioiello della vita, sono gli unici due film dove compaiono tutti i Pokémon mascotte di quella generazione. Charizard, Venusaur, Blastoise e Pikachu. Sono tutti presenti nel primo film, così come sono presenti Dialga, Palkia e Giratina nel dodicesimo film. Il titolo inglese è un riferimento al film Guerre Stellari, l'Impero colpisce ancora. The Empire Strikes Back, difatti in inglese è Mewtwo Strikes Back, mentre lo speciale sequel del film Mewtwo Returns è riferimento a Guerre Stellari, il ritorno dello Jedi, Return of the Jedi, o si dice Jedi. Scusate, questa notizia ho dovuto per forza leggerla perché io di Guerre Stellari non so un emerito cazzo, anzi mio padre che dov'è... papà, com'è che si dice Jedi o Jedi? Jedi, ok, grazie. Ecco, mio padre ad esempio lo sa. Quindi ragazzi, queste erano le curiosità presenti nel primo film Pokémon. Noi ci rivediamo a un prossimo video, quindi ragazzi, tanti mi piace, seguiti su Telegram, sul nuovo canale, dove volete. I link sono in descrizione, ci rivediamo a un prossimo video. Un saluto a Teo e ciao ciao!